una intercultura. E qui a testimonianza del lavoro fatto di vita abbiamo con noi Dalila Bucampa dall'Algeria, che ha preso parte anche in un altro evento che abbiamo fatto sabato scorso, al Museo Progetti, con le 25 maggio, al Museo Progetti, dove c'erano 7 donne straniere che rappresentavano, diciamo, la Roma contemporanea, la capitale che si trasforma, la capitale raccontata da Pasolini negli anni 60, diventa una Roma multietnica, una Roma dove la partecipazione di donne straniere prevalenza, quindi c'è un discorso, un dialogo molto importante. Quindi stasera abbiamo appunto l'onore di aver con Dalila, che ci leggerà versi di una canzone che lei ha tradotto dall'arabo per noi e che poi vi farà sentire. Quindi passo la parola. La bellezza sua. E abbiamo il Helic Ashashi,
Questo qua è per le donne della città di Tlemcen. Abbiamo il Haik Safsafi delle donne dell'est e abbiamo il Jar, che è quello triangolo che ho messo sopra, che si copre, si fa vedere solo gli occhi. Così. E il Haik non è un pezzo di stoffa, ma un pezzo sociologico patrimoniale del regno dell'abbigliamento musulmano all'Algeria. Allora volevo ringraziare tutti che hanno partecipato a questo video, e certo l'associazione di La Ischia, c'è una sede algerina operativa che è a Brida, e pure io ho un piccolo gruppo, ho Fouad Mehmeni che si occupa dei video, abbiamo Safia Amara che ha fatto la traduzione di una canzone del patrimonio algerino, si chiama Beba Inuba, è una canzone del dialetto Kabile. Quello è il vestito di là, quello è l'albero, quello viene dalle montagne Kabile, Berbere. È un vestito Berbere. Siamo allora in Algeria, abbiamo un paese grandissimo. Abbiamo anche il nord, possiamo trovare in Algeria, il Sahara, a sud, all'est abbiamo le montagne, al nord abbiamo il mare. All'est, all'ovest c'è ancora il mare perché abbiamo 1200 km di coste. All'interno, più andiamo giù all'interno, più sono più calde, l'ambiente è più caldo. Abbiamo le montagne, inizia il Sahara, dopo al sud. E certo, ogni paese, ogni città ha le sue tradizioni, il suo modo di vestirsi, le tradizioni. Anche la cucina è diversa, si cambia. Allora, vi ho portato oggi qualche modelli. Allora, abbiamo la gandura. La gandura è un vestito, si chiama così. Questa è dell'est. Quindi, quando è indossata, a noi si dice che più la donna è piena, più riempie il suo vestito. Allora, quando si sposa, si va per sposare, per chiedere la mano di una ragazza al figlio, si chiede di avere una bella donna piena, così si riempie la gandura. È un'abitudine, comincia ad andare via, però esiste ancora, parlano delle cosce, si cena, se c'è un po' di grasso, si è buona, si fatica, se ne va un po' di grasso, rimane guardato, quindi sarà solo disponibile. Allora, abbiamo, ho detto di là, posso? Allora, abbiamo questo vestito e dell'ovest, un caftan come è indossato la mia famiglia, e il vestito Badron, questo è il caftan. Anche se la donna si mette un vestito, un completo,
qual che sia abito moderno, ci tiene. Alla fine della serata si fa un carto, una gelata o una cantora. Dica. Ma sono solo cerimoniali? Cerimoniali sì. Si possono, sì. Per esempio, questo modello, se non è cerimoniale, si fanno il disegno di meno. È meno pesante, però rimane che questo modello si può portare a casa, si è fatto per essere portato a casa, mettono un disegno di meno, la decorazione si fa di meno, è più leggero. Però tutte le donne, quando vai a una casa all'est, hanno tutti una cantora, una cinta, e di oro. Si vede? Questa qua? Sì. Questa costa, mamma mia. Sì. Pensavo fosse una cinta. No, è una cinta che è fatta di oro, con la moneta, e più la moneta è pesante, più la donna fa vedere che è ricchissima. E tutte le donne dovrebbero tutti avere una cinta così, braccialetti, perché si fa tintare, a noi sì, si fa vedere, tinta. Quindi, allora vi faccio sentire una bellissima canzone di una persona che ho molto rispetto, il cantante artista algerino Idir, che saluto, che ho sentito sul Facebook Messenger, e mi ha detto che era impossibile che mi sposto perché ha problemi di salute. È una persona molto gentile, molto disponibile. Allora, io ho provato, allora, la signora, la ragazza che sta con me all'associazione si chiama Safia Amara e lei è berbere, perché hanno un dialetto speciale. Allora, diciamo che vi leggo un po', se no non abbiamo riuscito a stampare tutto, però vi do un'idea. Allora la canzone dice: presto aprimi la porta, babbo, babbuino, in ora. Quindi speriamo che riuscite a leggere, se no sul energista trovate la traduzione, tutto quello che con la canzone. Vi la presento adesso, grazie mille. Grazie. Grazie Daria, perché hai portato una musica, credo, che sia l'esempio sia come sonorità, sia come stato di quel leggeranno, che accusa, per quello che dicevamo prima, anche di dialogo interculturale, per il quale vuol dire non ci si può sentire singoli uniti anche nelle diversità delle tradizioni. Cioè noi siamo, portiamo avanti un discorso di identità che ha come base un'identità nativa più forte nel quale ci accomuniamo come donne, nelle diversità culturali, nelle diversità, nel rispetto di queste diversità. Quindi io ringrazio Marta che supporta sempre le iniziative culturali. Grazie a tutti. Grazie a Lucia Nicelli che ci ha ascoltato anche stasera, a Lucia sempre grande d'arte, e buona serata a tutti. Grazie. Grazie.